show. Ragazzi, se vi aspettavate un altro prelievo del sangue, vi sbagliate. Ce l'ho fatta però, ragazzi. Però non abbiamo documentato. Ma, senza problemi, mi ha preso sangue, appena mi ha tolto l'acqua, sono svenuto una volta. Mi hanno risvegliato dicendo, tutto bene? Sì, sì, svenuto di nuovo, mi hanno sdraiato e sono risvenuto di nuovo. Perché non c'è due senza trash, cioè nel senso, non c'è due senza trash, abbiamo fatto il video. Oggi siamo nel centro commerciale più grande d'Europa, perché giustamente dopo gli esami dobbiamo anche comprarci i vestiti. Perché noi staremo via 40 giorni e la valigia dobbiamo darla tipo fra pochi giorni. E quindi abbiamo ragionato. Mi è stato, se mettiamo tutti i vestiti per 40 giorni via, le mutande noi, per questi giorni che stiamo ancora a Milano. Ma l'ho fatto notare io, perché tu fai, ma no. No, perché io i vestiti ce li ho anche. Sì, ma io sono le mutande che non ho 40 paia di mutande io, nel senso, perché le laveranno anche. Però io per sicurezza. A prendere le cose che costano meno, chiaramente il posto dove costa meno. Vedo da Primark che se uno sconto a Primark, ma non lo è. Ogni volta, se partivamo l'anno scorso, ci toccava prendere un aereo e andare in un Primark perché non c'era in Italia. Invece adesso c'è. Bene, dai. Quei voli da 9,90€. Magari ti portavano a Madrid. Ora cerchiamo il posto. Cercarlo adesso. Ragazzi, vediamo cosa vi ricorda questa cosa se seguite tutti i nostri daily vlog nei commenti. Però ora dovrebbe, finché non parla non... Cassa numero 13, grazie. Me lo diceva in spagnolo l'altra volta. Ma non spoilerare però. Cassa numero 13. Era Caia numero 13. Però sia qui che in Spagna ci guardano male quando 14, parliamo alla videocamera. Ragazzi, ora esattamente come le migliori amiche andremo in giro con le borse dello shopping. A fare le... cioè, poi doveva tenerle in mano Alessandro la webcam, perché praticamente io ho due sacchetti e uno zaino. Niente, però guardate... cazzo siamo, Favi J, la webcam. Ho detto webcam? Ah, la vlogcam. Guardate che figata, cioè, eravamo in sto posto qui dove c'era KFC, che è il mio sogno da quando sono piccolo. È un posto che fa tipo delle robe fighe con il riso, tipo sushi. Vabbè, polenta... poi c'era McDonald's, Roadhouse. E noi cosa abbiamo mangiato? Noi? Io salmone al vapore con rucola e tre wasa. Molto triste, molto triste. Ti lascio dare la webcam. Ancora una volta stiamo facendo pubblicità gratuita ad un'attività commerciale, ragazzi. Perché è un vizio il nostro, cioè c'è poco da fare. Noi veniamo nei posti e facciamo pubblicità gratis a tutti. Però voi capite che questa non è una pubblicità vera, perché appaiono tutti i brand. E quando invece si fanno delle pubblicità, di solito c'è solo un brand, quindi... non è che quando paga. Sei uccido della Nike fanno vedere gente con le robe là. Esatto, cioè, quello è il dramma. Per questo che nessuno vuole pagarci quando veniamo nei centri commerciali. Anzi, esprimerò il mio disappunto. Sono rimasto, non so se tu l'hai visto, Ale, profondamente deluso dal Lego Store. È piccolissimo. Sì, io sono stato a quello di New York, una ficata, mi aspettavo roba del genere. Sai che faceva schifo? Schifo quasi come quello di Berlino. Che è vero, che però Berlino faccio cagare. Era più bello di questo. Quindi appello alla Lego, apritelo un vero Lego Store, signori. Lì sì, ve la facciamo veramente gratis. Io i Lego li amo da quando avevo 2 anni. Grande. Un'altra cosa che da quando erano piccoli era il Knex. Bomba il Knex, concorrente. Cioè, di che cos'era? La marca, della dici? Della Knex? Sì, era una roba a parte, credo. Qualcuno sa chi produceva? Soprattutto, i giovani lo usano ancora? Io mi ricordo che ai tempi insidiava la Lego, cioè nel senso, diciamo, il Lego era diventato quasi da bambini, il Kinect era da fighi. Esatto, esattamente, era questo, i più adulti usavano... erano i Lego da hipster, le Kinect, diciamo, era una cosa un po'... infatti già quei baffi da piccoli, risvoltini di Kinect. Eravamo vegani, mangiavamo solo plasmon di zucchine, eccetera. Queste robe qua un po'... comunque, niente, torniamo al tema principale, e il fatto che siamo qui perché dobbiamo partire per... Pechino Express. Puoi dirlo adesso? No, ma a loro sì, ma perché ci sente. Guardate che c'è una segretezza su sta roba, ci hanno messo un'ansia dalla Madonna. Produzione. Nessuno deve sapere dove andiamo, perché non lo sappiamo neanche noi. Chi siamo, perché non lo sappiamo neanche noi. Però tranne ragazzi, noi. Adesso che è uscito tutto, noi abbiamo saputo, non possiamo dire tramite chi, e voi lo sapete perché sarà già stato in onda la prima puntata. Ci sarà anche tutte le vibrazioni. Esatto. È un grande, grandissimo. Io spero di farci un sacco amicizia, ora ci odierà magari. Esatto, ragazzi, entra subito al volo. Vede? È sesto. Vabbè, almeno non è primo, ragazzi, guardiamo i lati positivi. E a quanto pare ci sarà anche lui, fra delle indiscrezioni dicono ci sarà anche il Matteo. Vieni infatti qua. Matteo, quando viene a... ci sarà anche lui, l'avete già visto, è andato lì nei paesi meno... tornate a casa vostra adesso. Ma allora, la mettiamo qua. Allora. È arrivato in ruspa, dicono. No, e poi ragazzi, vabbè, a questo punto stiamo dicendo tutto, abbiamo anche un'indiscrezione sul luogo. Ve la diciamo qua a voi in esclusiva. Che poi non sappiamo neanche se è vera. Appunto, infatti, leggendo su internet voci di corridoio, ci hanno detto che potrebbe esserci un passaggio a Bogotà. Che inizia o finisce. Potrebbe essere anche finisce.
giuro, se mi avessero detto in quale città non vuoi passare, io avrei detto a me proprio in quale stato non vuoi passare? Colombia. Colombia, esatto. Perché cazzo ce lo dipingono, sai, Narcos, la rigirano là. Tutte queste cose lo dipingono un po' come una roba mega ansiogena, quindi magari non è neanche vero, io spero di no, magari siamo morti e questo vlog esce postumo. Comunque sarà sempre, sempre meglio di Rogoredo. Tra l'altro non so se tu o un mio amico chi mi ha raccontato che aveva fatto un viaggio a Bogotà ed era stato fermato, no ma un tuo amico, non lo so chi, comunque era stato fermato da dei narcotrafficanti. Ah, lui era un viaggio, è lui che viaggia in moto, lui, e si è salvato di puro culo. Cioè, il nostro amico gli ha dato una roba su Bogotà che si è fatto cagare addosso, quindi... Poi ci sono i Club Dogo, puro Bogotà. Vabbè, insomma, però ora voi che vedete, diciamo che noi siamo contenti perché abbiamo comprato un sacco di cose per il viaggio. E questo viaggio sarà, la figata è che siamo super nel passato stavolta. Questo viaggio sarà già avvenuto, magari saremo usciti subito, abbiamo perso la prima competizione, non lo so. Siamo magari carichi. Potrebbe essere vincitore di Pechino. Questa è buffata, invece non sarà così, secondo me. Però vabbè, questa è la contribuzione. Spero, cazzo. Vabbè, anch'io. Vorrei vincere, nel senso. Io vorrei stare là. Stare là, vincere. Arrivare in finale è l'obiettivo, per stare là il più tempo possibile, vincere, vabbè. Ragazzi, come tu vai in villaggio turistico e ogni settimana è la possibilità di rimanere una settimana in più. Esatto. Quindi tu cioè, cerchi di impegnarti, magari cioè, non c'è l'acqua giù da fare, ma... C'è il free buffet da guadagnarsi nelle case degli altri, però, cioè... Ecco, la cosa che mi piacerà di più sarà mangiare a sbatto nelle case degli altri. Anche se mi hanno detto che, siccome il mangiare è diverso, anche l'igiene un po' diverso, potremmo beccarci della febbre dovuta a infezioni intestinali o robe del genere. Buono, San Paese. E tra l'altro ragazzi io con tutta la febbre poi giustamente là mi avranno proprio una flebo. E quindi sapete che... Beh quella, ma quella fa ansia ancora di più perché ti deve rimanere in vena, ma... Ragazzi ora stiamo tornando verso la via di casa, ma faremo tappa a la Decathlon, che non ci sponsorizza questo video, ma siccome vende un sacco di cose sportive ci tocca andare lì perché dobbiamo recuperare scarpe da trekking. Scarpe in Gore-Tex, ragazzi. Che cazzo vuol dire? Servono le scarpe. Preservativi in Gore-Tex, sembra. Oggi stiamo facendo la Pechino Express versione centri commerciali. Sì, esatto, esatto. Noi siamo andando in tutti. Ma è l'uscita questa? C'è scritto uscita, quindi. Iperdrive c'è scritto. Mi sa che non è. No, è l'uscita e si passa l'iperdrive. Ah, credo. Stavo dicendo una cosa, ma non ricordo più. Occhio. Visto. Dobbiamo prendere l'uscita giusta. No, che stiamo andando a recuperare oltre alle scarpe anche dei pantaloni lunghi e delle maglie termiche. Perché, non so se l'abbiamo detto prima, ci saranno delle esclusioni termiche. Cioè, possiamo essere in posti dove ci sono 35 gradi e posti. Qua, qua, dove ci sono ben 10 gradi. Che non è che sono pochi. Io con 10 gradi vado in giro anche in pantaloncini spesso. La madonna, quando mai? Sì. Guarda che 10 gradi a Milano sono d'inverno, eh. 10 gradi alla sera d'estate ci sono. Vabbè, ma lì c'è quel libeccino caldo. Vabbè, ho capito, nel senso. E dobbiamo andare, suppongo, a destra. Dobbiamo andare verso la 8. Sì, vabbè, ragazzi, appena arriveremo a... Dobbiamo andare a Los Angeles. Ma sei sicuro che destra e non verso? Sì, sì, no, a 8. Dobbiamo prendere la città. Se c'è qualche bella ragazza mi farebbe, mi riconoscerebbe, fa piacere, ma non mi caga nessuno, diciamolo francamente. Diciamo che la fama non aiuta. No.